È stato un anno difficile. Fatto di piccoli e grandi sacrifici. La nostra quotidianità è stata stravolta. Abbiamo scoperto che la casa può trasformarsi in ufficio, in palestra, in un'aula o in una sala riunioni virtuale. In certi casi, quasi senza accorgersene, abbiamo perso di vista le cose per noi più importanti. Abbiamo imparato a salutarci senza sfiorarci e a parlare rimanendo distanti. In alcuni momenti l'abbiamo persino odiata. Ma la nostra casa non ha mai smesso di accoglierci. Sì, è vero. Stare a casa non è facile. Ma è il posto in cui in un attimo si può accendere la magia. Facendoci vivere delle emozioni che toccano il cuore. A casa. Puoi